Ciao ragazze della serie A volte ritornano, rieccomi qui con un nuovo video dopo un'infinità di tempo che non registravo, però purtroppo tra una cosa e l'altra, la settimana scorsa mi sono ammalata, dovevo registrare il video e non ce l'ho fatta perché, come potete sentire della mia voce veramente molto sensuale, ho ancora il raffreddore, ho avuto la febbre alta, per cui ecco. Poi ho iniziato il cambio di stagione e penso che finirò a Pasqua dell'anno prossimo. E a tal proposito, ragazze, vi ricordo che qui sotto nell'info box vi lascio sempre tutti i link ai miei vari social ai social network. Tra cui c'è anche The Pop, per chi di voi non lo conosce, è un'applicazione simile Instagram dove voi potete vendere le cose che non utilizzate più oppure cose che avete comprato e non vi vanno bene, insomma. Quindi vi consiglio di dare un'occhiatina qui sotto perché appunto facendo il cambio di stagione ho ribaltato la casa e sto cercando di liberarmi di parecchie cose che non uso. Chiuso parentesi, questo video sarà un video haul delle cose che ho raccimolato nei vari mesi precedenti e per lo più sarà un haul H&M, Tezenis, Kiko, Yves Rocher, che è un regalo, insomma di tutto un po', ecco, facciamo un pentolone di cose. Allora, parto con il farvi vedere i La cosa vestiti che vi che faccio vedere è questa canotta qui, che è appunto di H&M e ha lo scollo così. Lo so che il reggiseno sotto fa schifo da vedere, però stamattina è così, insomma. Ed è veramente molto carina. Scende abbastanza aderente qui sul seno e poi va giù bella larga, lunga dietro, un po' più corta davanti e mi piace un sacco. I prezzi non me li ricordo tutti, però di questa me lo ricordo e costava 4,95 euro. È della linea Basic ed è veramente carinissima a chi piace insomma questa fantasia. Poi ce ne sono in tinta unita. Vi consiglio insomma di andare a sbirciare. Poi Tezenis. Allora, questa la indossavo nel questa la indossavo nel vlog quando siamo andati a Jesolo ed è veramente molto carina perché è adatta insomma a questa stagione primaverile, è tutta come potete vedere bucherellata ed è veramente molto molto comodo. È un po' più lunga dietro, questa è la manica, Noemi, è un po' più lunga dietro e un cicinino più corta davanti. Ecco, e questa se non erro c'è anche in verde ottanio, mi sembra, sì. Poi, questa canotta lunghissima, più corta davanti e più lunga dietro, perché adesso mi sa che vanno così. E questa ce l'ho sia gialla, rosa e beige, sempre di Tezenis. Di a te che sei di H&M. Poi, non so cosa mi è preso quest'anno, ma ho la fissa dei leggings tutti colorati da portare ovviamente con un colore unico sopra e vi faccio vedere questi che sono veramente carinissimi. Penso che tra questo paio qua che ho qui da farvi vedere e l'altro che ho sempre di Tezenis ma è giù a stirare. Ve lo faccio vedere nell'applicazione però perché so che c'è. Vi dicevo, intanto finché mi si carica qua l'applicazione, li indosso tutti i giorni per andare a lavorare. Qui do il giro tra questo e l'altro, quindi favolosi. Vi create un outfit particolare con un niente, insomma, perché basta un leggings e siete a posto. Allora, il leggings in questione che appunto vi nomino. Vi stavo nominando, mannaggia te, è questo. Aspetta che forse riesco a farvelo vedere più grande.
Eccolo qua, tutto con i fiorellini, e questi qua mi sembra costino, sì, 12,90, c'è anche scritto. Figa sta applicazione. Poi, sempre Tezenis, altro golfino, come potete vedere è trasparentino, quindi va benissimo per questa stagione. Manica lunga, semplicissimo, sfruttatissimo perché lo sto utilizzando tantissimo. E poi ancora Tezenis. Ho questa maglietta qui che avrete sicuramente visto in pizzo davanti e in maglia dietro. E questa ce l'ho sia di questo verde qua che nera, che mi piace tantissimo, questa qui nera soprattutto. Abbinarla con la canotta che vi ho fatto vedere prima, giallo, perché vi dà questo effetto. Aspettate che vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo video sarà già lunghissimo. Vi dà questo effetto spettacolare. E questo era. Ah no, ce n'è un altro. Tezenis, ultimo pezzo, è questo top. Pieno zeppo di margheritini che mi piace un sacco, è bellissimo. Ha fatto anche di questa fantasia i leggings, mi sembra, come quelli che vi ho fatto vedere, e anche la felpa, è un po' troppo, mi sembrava un po' troppo. Infatti ero indecisa tra il top e appunto i leggings e ho optato per il top perché con un leggings nero è ok, ovviamente poi sopra ci va qualcos'altro perché sennò vi si vedono le ciabatte se mettete i leggings neri. In sostanza. Bene, questa era Tezenis. Passiamo ad H&M. Sto valutando seriamente l'idea di fare due video per questo haul, parte abbigliamento e parte trucco. Sì, forse è meglio perché sennò viene troppo lungo. Allora, H&M. Allora, a parte la maglietta che vi ho fatto vedere, appunto, questo top che vi ho fatto vedere, ho preso un semplicissimo leggings nero. Questo mi sembra venga sui 12 euro. Sempre, sempre fantastico perché ne avevo un altro di H&M, me l'avevo comprato l'anno scorso, appunto, che ero in gravidanza, avevo preso quelli per mamma che fortunatamente adesso non mi va bene perché mi sta largo. Mi mancano 5 kg e poi sono finalmente rientrata nel peso che avevo prima della gravidanza, che non è il peso forma, ma è almeno quello pre-gravidanza. Poi ci darei da fare durante l'anno, insomma, per arrivare a un peso un po' più decente. Ok, che non vi dirò mai. Poi ho preso questa maglietta qui, che spero riusciate a vedere, ha questa retina sulla spalla. Poi qui è trasparentina e qui parte la maglia, insomma, normale, che questa la indossavo a Pasqua, nel vlog di Pasqua, e l'ho presa abbinata, ma va, a questi leggings super floreali, in questo color violetta, molto molto carini. Questi qua sono pesanti, quindi sono invernali, non mi vanno già più bene perché li ho presi troppo troppo grandi, quindi mi andavano bene lì a Pasqua. Adesso che ho perso, applausi per me, che ho perso ancora peso, mi sono già larghini, ma poi mamma Teresa cucirà, insomma, me li stringerà. Mamma Teresa è la mia mamma. Oh, si è svegliato il mio bambino. È arrivato papà. Poi, ultimo pezzo è quest'altra maglietta di H&M che, come vedete, ha ancora il cartellino. Questa è una L, mi andava bene anche la M, però ho preferito prenderla un po' più larghina perché mi piacciono abbastanza morbide. Anche perché poi qui sotto il seno in giù è in malline, quindi fa vedere qualsiasi cosina. E poi essendo bianca, ecco, quindi l'ho presa un po' più grande ed ha questa fantasia bellissima sulle spalle. Ultimamente sono in fissa con le maglie di questo genere.
Sono veramente carini, questa l'ho pagata 9,95, cioè è una fesseria per una maglia così carina, insomma. Quando poi magari vai a vedere da intimissimi e per una maglia simile questa ti vogliono, cioè ti chiedono 40 euro. Bene, ho l'abbigliamento finito, vi ho fatto vedere tutto, sì, a parte le altre cose che vi dicevo, le canote che sono giù da basso a stirare, devo anche stirare. No, vi volevo far vedere un'altra cosa. Questa però me l'ha regalata mia suocera, però ve la voglio troppo far vedere perché pensavo di indossarla il giorno del battesimo. Ed è una maglia di intimissimi in seta, è stupenda. Aspettate che ho preso anche il leggings similpelle perché ho già provato quest'outfit e con il pantalone nero mi dava l'idea di troppo elegante sta maglietta, troppo elegante. Quindi ho questo pantalone in similpelle con un sandalo super alto nero di Rico Coveri che vi ho mostrato nel video delle mie scarpe di qualche anno fa. Se volete andare a vederlo, anzi, ve lo metto sotto nell'info box per chi volesse andare a vederlo. E la maglia in questione è questa. È stupenda, ragazze! È in seta di questo colore qui beige. Come vedete, ha tutti i pois e il pizzo qui in mezzo. Riuscite a vederla? Sì, spero di sì. E appunto c'è la maglia sopra e sotto cucito c'è il top. È veramente bellissimissimissimo. Favolosa. Bene ragazze, questo era tutto per quanto riguarda il video abbigliamento. Successivamente, o prima, adesso vedo quale caricare prima, caricherò appunto il video all make up, profumi e qui c'è una chicca. E niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Cioè, come sempre vi dico che cercherò di essere un po' più presente, ma ho un bambino, come sapete, e quindi è un po' difficoltoso, anche perché l'avete sentito, ultimamente fa l'aquilotto, cioè deve stare con voi 90 ore su 24, perché altrimenti si sente perso, poverino, saranno gli 8 mesi, il distacco là. E quindi ragazze, questo era tutto, vi saluto e alla prossima, ciao!